Incinta e quasi segregata in casa, era costretta a subire le violenze del compagno R.J., queste le iniziali, pluripregiudicato di 22 anni. A fare la scoperta gli agenti delle Volanti, che allertati da una segnalazione di lite in famiglia, si erano recati nell'abitazione che i due condividevano insieme alla madre e alla sorella di lui. La donna, al sesto mese di gravidanza, che presentava evidenti ecchimosi ed escoriazioni sul volto e nel corpo, ha riferito agli agenti che poco prima del loro arrivo il compagno, per futili motivi, l'aveva colpita violentemente con calci e pugni. L'uomo, nonostante la presenza dei poliziotti, aveva poi iniziato a minacciare di morte la compagna, la madre e la sorella, scagliandosi anche contro uno degli agenti, colpendolo con calci e pugni. Bloccato e ammanettato, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. La donna, dopo essere stata medicata in ospedale, è stata accompagnata in questura, dove ha formalizzato la querela contro il compagno, riferendo di essere vittima già da tempo di aggressioni e comportamenti violenti dovuti a immotivate gelosie e all'uso di droghe da parte dell'uomo, che pretendeva tra l'altro che la donna non uscisse di casa senza il suo permesso, non usasse trucchi e vestisse con abiti castigati. Quanto riferito dalla donna è stato poi confermato anche dalla madre e dalla sorella dell'arrestato.